La società italo-cinese Prometeon Tyre Group, affiliata alla Pirelli Industrial, testerà pneumatici per mezzi pesanti lungo la pista dell'aeroporto del Migliaro. La notizia ha fatto discutere sia per quanto riguarda l'utilizzo della pista, sia per quanto riguarda l'approvazione del Comune. Il Comune, stando quello che ha detto il vicepresidente della società che lo gestisce, avrebbe dato l'ok a questa partnership con questa azienda cinese, teoricamente collegata a Pirelli, per far diventare una zona di collaudo per i pneumatici. Allora, non credo che un aeroporto possa diventare un autodromo, non credo che si possa decidere all'insaputa dei soci, non credo che l'allungamento della pista debba servire per questo, ma piuttosto dovrebbe essere fatto di circa 200 metri per favorire il turismo e quindi far arrivare degli aerei di portata diversa che potrebbero a questo punto portare veramente turismo a Cremona. Qui vediamo proprio la poca lungimiranza dell'amministrazione con la scusa che non viene cambiato il piano regolatore del territorio, ma cosa c'entra? Voglio dire, si cerca di fare il bene della città, l'aeroporto è patrimonio di Cremona e lasciare che vengano prese queste decisioni solo per sanare un bilancio di una società magari in difficoltà che gestisce l'aeroporto stesso all'insaputa dei soci mi sembra quantomeno inopportuno. La società pagherebbe 70.000 euro annui. Vanna Bazzi, presidente dell'aeroporto Migliaro, raggiunta da noi oggi telefonicamente, ha dichiarato che nulla è ancora stato deciso e la trattativa è in corso. Forse, ha dichiarato Bazzi, affitteremo ad una società italiana.